che sento sei tu. Nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto, come hai la forza di rialzarti, così sei un vincente. Se credi di essere forte lo devi dimostrare, perché un uomo vince solo se sa resistere. Se la squadra non funziona, cosa sono i singoli? Il nulla. Le tribune sono gremite, i grandi momenti derivano da grandi opportunità e oggi è uno di questi. Serve sacrificio, serve unione di intenti, serve carattere, serve spirito di squadra. Oggi bisogna attaccare in 11 e difendere in 11. Tutti insieme, tutti uniti, aiutandosi l'un l'altro. Questo è quello che la Lupa Roma ha meritato. Una partita. Questo è quello che la Lupa Roma ha meritato. La partita. Oggi la Lupa Roma rappresenterà un'intera regione. Il Lazio, che mai ha vinto la Pool Scudetto di Serie D nella storia di questa manifestazione, andrà aggiornato l'Albo d'Oro. E allora è il vostro momento, ragazzi. Bisogna lottare, sudare, correre. Il momento è ora. Domani è troppo tardi. In questa stagione la Lupa Roma è andata troppo spesso all'inferno, ma poi è risorta sempre, così come ha fatto in semifinale, raggiungendo questo meraviglioso traguardo con le unghie e con i denti. Stadio comunale di Città di Arezzo, finale della Pool Scudetto, valida per il titolo di campione d'Italia della Serie D 2013-2014. Lupa Roma contro Pordenone, con la Lupa Roma che manda in campo allora Di Loretti tra i pali, Pasqualoni, Celli, Capodaglio, Bova, Sentinelli, Morini, Luciani, Tagliarol, Perrulli e Crescenzo. A disposizione del tecnico Alessandro Cucciari, il secondo portiere Di Filippo, Forti, Neri, Diamutene, Santarelli, Masciantonio, Scibilli, Leccese e Chiesa. Si aspetta solamente il fischio del direttore di gara, che arriva proprio in questo istante. Si parte. Morini probabilmente rientra con il sinistro, ancora Morini, fa tutto da solo. Capodaglio a cercare Perrulli sul secondo palo, Perrulli all'interno dell'area, dietro per Tagliarol e il pallone in calcio d'angolo, prima grande opportunità. Adesso Mateos allarga sulla destra per Migliorini, il cross di Migliorini, attenzione a Maccani, il colpo di testa in anticipo su Sentinelli, palla alta sopra la traversa. Capra, attenzione, regala il pallone a Perrulli che di petto va su Capodaglio, vicino c'è Luciani, attenzione Capodaglio a cercare Tagliarol, c'è vicino Capodaglio che può calciare, Capodaglio con il sinistro, respinge Capra, Sentinelli. Capodaglio cerca di inventare, Perrulli può calciare con il destro, Perrulli, attenzione ancora Perrulli, al limite ci prova Perrulli e mette a lato con il destro. E allora sta per cominciare la ripresa, parte proprio in questo istante della finale della Pool Scudetto di Serie D tra Lupa Roma e Pordenone. 0-0 al termine dei primi 46 minuti di gioco. Perrulli sul punto di battuta, da lì può anche calciare direttamente in porta. Parte Perrulli, il pallone che colpisce la traversa clamorosa e poi allontana la retroguardia del Pordenone. Sta arbitrando all'inglese in questo secondo tempo l'arbitro Tagliarol, protegge molto bene il pallone, attenzione Tagliarol, va da solo davanti al portiere, Tagliarol viene fermato in modo chiaramente irregolare. Cartellino giallo per Dionisi e qui punizione pericolosa per la Lupa Roma. Perrulli lascia la battuta a Morini. Parte Morini, il pallone alto sopra la traversa. Niccolini. Florian. Attenzione, Florian accelera, attenzione, il pallone allargato sulla sinistra, posizione regolare, Maccanna all'interno dell'area con il sinistro e il vantaggio del Pordenone, firmato da Maccanna al 24esimo minuto della ripresa. È stato bravo con il sinistro ad incrociare. Cerca di accelerare sulla destra, ancora Gianpietro Perrulli, il cross che arriva per Marco Neri, di testa Neri! Strozza il pallone e blocca Capra. Pasqualoni, Perrulli cerca di andare in anticipo e ci riesce, ancora Pasqualoni, attenzione può andare al cross, cross in riva, attenzione no, il colpo di testa di Sentinelli alto sopra la traversa. Pin anticipa tutti Pasqualoni,
E arriva il triplice fischio del direttore di gara con il Pordenone che si laurea campione d'Italia della Serie D 2013-2014 battendo in finale 1-0 la Lupa Roma con la rete decisiva firmata da Dennis McCann al 24esimo minuto della ripresa. E dunque Lupa Roma che chiude al secondo posto una stagione straordinaria, avendoci provato fino all'ultimo secondo, così come è nel suo DNA, e avendo avuto un'occasione clamorosa al minuto 49 della ripresa con Davide Sentinelli che di testa a porta completamente vuota ha messo alto sopra la traversa. Ma questo è il calcio, può dir bene, può dir male, ma adesso arriva l'applauso per questi ragazzi che hanno regalato un sogno alla società Lupa Roma. Gli applausi da parte di tutto lo stadio per la Lupa Roma. Applausi a scena aperta. Seconda classificata in questa finale per la Pol Scudetto della Serie D, la Lupa Roma. Catalone, Pietro Vercapelle, Sergio Cardellini. Vincere, vincere.
l'aria che c'è. 11 in campo, io sono come te per vincere, vivere, vincere.